Hai mai condiviso il tuo status pubblicamente? Oggi mi sono sentito altrove, però penso di aver capito, cioè no, ho sentito una cosa, ieri e oggi, come se noi fossimo, cioè questo gruppo qui, fossimo come quelle sette, no, che si creano prima di una rivoluzione. Stasera mi sono sentito un sacco importante quando eravamo tutti lì che ballavamo e davamo spettacolo e facevamo entrare le persone dentro il nostro spettacolo. E durante tutta la settimana è stata un'escalation. Mi sentirò più altrove quando esco di qui, cioè in qualsiasi posto ci si trova altrove. Non mi sarei immaginato lunedì che insomma sarebbe successo, ci sarebbe stata questa atmosfera qui dentro, che sarebbe creato il rapporto che c'è tra di noi. Questo è solo l'inizio, cioè non è la fine. Avevo proprio il timore di non riuscire poi a mantenere questo tipo di atteggiamento fuori. Per me ora altrove è un posto magico dove tutti sono sullo stesso piano e si impara a rispettare gli altri perché c'è un rispetto reciproco, per me è pauroso, e poi a vedere il mondo in un modo diverso. Mi ha cambiato proprio la visione della città e di qualsiasi cosa, sta cosa qua. Quando esco, cioè se io ora esco di casa, non vado più a fare il cretino avanti e indietro per il centro, ma faccio il cretino in modo più creativo sicuramente. Ho riscoperto tante cose, che alla fine quando abiti in una città chiedi di conoscere tutto, perché alla fine io sono nata. Invece io non capisco niente. Cioè io quando stasera uscirò da qui, la normalità, che è la quotidianità, che è fuori, mi risulterà strana. Mi sento più a casa lì che poi fuori. Io mi sono stupito un sacco di quelle vie, di quei posti che sono quelli che poi vedi tutti i giorni, perché io ci passo sempre in bicicletta per andare a scuola. Pensavate davvero bastasse scrivere a cosa stai pensando?